L'ultimo argomento che ti dico di spendere e di declinarlo come facciamo spesso è del prolungamento della metropolitana. Io credo che l'analisi costi e benefici sia un po' un palliativo che deve essere a volte messo a lato, perché a questo territorio serve un prolungamento, punto, finito. No, ecco, io diciamo sono stato recentemente, anche un po' come Rex Sandro, che ci guidava, ho partecipato sia al DGT che a Biciclana in giro per San Donato, dove il nostro primo cittadino ha detto che lui si batterà sempre e comunque per la metropolitana, non solo a Villa Paolo, ma anche fino a Crema. E quindi io voglio dare merito al primo cittadino, diceva anche che se noi la metropolitana non l'abbiamo è perché noi cittadini non ci siamo tanto sbattuti per averla, perché se Monza e Cinisello hanno 12 fermate, perché i cittadini si sono alzati, hanno fatto un sacco di azioni nei confronti dell'amministrazione dei politici per avere questa cosa, e loro ci sono riusciti, noi non abbiamo avuto tanto coraggio. Allora io oggi, in questa serata, che magari è anche tardi, non c'è tanta gente, però è tutto registrato, per cui lo possiamo rimandare in giro, vorrei che i consiglieri comunali di ogni comune del sud-est Milano si impegnassero per fare dei banchetti al sabato e alla domenica e fare in modo che i cittadini di tutto il sud-est Milano, dico tutto il sud-est Milano, raccogliessero un bel paccone di firme da portare alla Regione Lombardia, perché è inammissibile che una strada statale o ex statale come la Paolese non abbia, diciamo, la metropolitana, non abbia neanche una ferrovia. Stiamo parlando di cambiamenti climatici, e poi pensiamo che se la soluzione di analisi dei costi benefici dice che dobbiamo distruggere il parco agricolo per farci quattro corsie preferenziali, per farci passare un bus rapid transit che poi con il rotolamento delle loro gomme innalzano poi dei sottili, io veramente mi vergogno di essere un cittadino italiano. Cioè. Sì, sono parole sicuramente forti nel territorio, bisogna che sicuramente devono sentire la solita retorica e che quelli che sono stati democraticamente eletti prendano in considerazione anche delle istanze che nascono dal basso.